Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Allora, cosa facciamo oggi? Un'altra svuota alla spesa Eurospin! Allora, iniziamo da queste che vanno nel freezer. Abbiamo preso due pacchi di patate a spicchi. Vedrete delle cose che normalmente non prendiamo perché per i 600 iscritti arriverà un video specialissimo che però non vi diciamo, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non perdete nessun video e vi assicuro che questo che sta per arrivare sarà bellissimo. Comunque, due pacchi di queste patate a spicchi che sono senza glutine, ok? E sono da, sì, infatti. E sono da 1 chilo. Poi due pizze margherita, queste qui nella celofan. Zitta. E poi per Pia ho preso i fusillini che le piacciono tantissimo. Adesso ha preso il via a mangiare da sola e non c'è proprio più modo di tenerla. Anche iniziato a camminare un po' di più, quindi ci sono tantissime novità che poi adesso che finalmente manca un giorno alla fine della scuola, poi vi racconterò. Comunque, i fusillini, questi qui delle prime pappe sono biologici, scusa. Poi di patate c'erano solo più queste, perciò ne ho preso un pacco da 2 chili, tanto per farle una volta e basta, sono le novelle e sono più queste c'erano. Devo mettere in frigo. Sì, in fondo nel cassettone. Sempre. Poi in offerta c'era la pan di zucchero, quindi l'insalata. Quindi ne abbiamo prese un bel po', 6, e sono da 200 grammi l'uno. Ne lasciamo fuori 3, me ne dai ancora uno che lo mangiamo per cena. Ok. Poi abbiamo preso i cracker integrali, questi qui li prendiamo sempre, due pacchi di mozzarelle per la felicità di Giorgia che è veramente tanto che non le mangiavamo più, il gorgonzola dolce, il brie e poi quattro pacchi di questi hamburger di suino che sono senza glutine, sono da 200 grammi. E niente, questi qua sarà la nostra cena. Adesso la diamo a Giorgina per piacere. Poi per il mio nipotino ho preso un regalino, non è niente di che, però li ho visti, erano in offerta, ma li ho visti e mi è venuto in mente lui, allora gli hanno preso un pacchetto, speriamo che è contento. Perché a lui piace molto. Sì, lui, più che altro è la mamma di lui. Però vabbè, gli piace tanto Star Wars, quindi sono con, cioè gliel'ho presi, boh, speriamo bene. Poi per Pia ho preso 8 di questi del latte, questo qui delle prime pappe, latte crescita 3. Anche questi già da sono tuoi. Tieni Giada. E poi abbiamo preso un po' di fruttini, ne hanno presi 12, abbiamo preso mele banana, pera, poi questo qui è mele pesca, mele mirtillo. Basta. Così qua sono i gusti che abbiamo preso. Prego, signorina, lasciali pure lì. Così stanno composti. Poi abbiamo preso due reti di queste pesche noci perché quelle normali col pelo Sabrina non le può mangiare. Questa qui è un po' mezza sniaculata, ma vabbè. Poi un cartone di latte, 12 pezzi, di questo qui parzialmente scremato perché eravamo rimasti proprio senza e loro lo bevono veramente tanto al mattino. Poi olive nere, cetriolini, cipolline, olive verdi denocciolate e capperi. Poi abbiamo preso. Cosa? Ah, poi abbiamo preso due vaschette di carote. Due vaschette di carote. Sei di panna da cucina. Tieni Giadina. Una maionese in tubetto. Anche questa Giada.
uno zucchero bianco. Sì. Poi per cambiare abbiamo preso uno sciroppo di fiori di sambuco, che è la prima volta che lo prendiamo, uno di noci sgusciate, filetti di acciughe in olio vegetale con peperoncino, Giada, tre pacchi, tre? Sì. Quattro pacchi di tortellini, questi qui super fini, perché se avete visto, vabbè, lo svuota la spesa senza glutine, ce l'hanno anche Gabriele e Maurizio, così sabato sera con un sugo di pomodoro ci mangiamo tutti quanti i tortellini. Poi tre passate di pomodoro per andare a rimpolpare quelle che avevamo già, così almeno adesso ne abbiamo sei. Però adesso la pasta non la mangiamo tanto, quindi le tengo più che altro per la carne. Uno di vongole sgusciate sotto. Poi una vaschettina di albicocche. Sei confezioni di arrosto di petto di pollo, questo qui senza glutine. Prego, signorina. Due confezioni di pan bauletto, questo qui integrale, che lo mangiamo stasera insieme appunto alla carne, eccetera eccetera. Due confezioni di cuori di iceberg, ma mi sembra che ne ho prese quattro in tutto, le altre saranno ancora sparse, perché questa insalata qui dolce così è buonissima. Poi una busta di grana padano DOP, questo qui da 200 grammi. Sei confezioni di uova fresche da allevamento a terra. Solo quando si aprono vanno in frigo, prima vanno là. Poi un sacchetto di pomodori, abbiamo preso questi qui questa volta. E vediamo un po', cioè io so che sono buoni, però vediamo se i bambini piacciono. Invece, amore, le noci no, lì le dobbiamo mettere su. Poi una confezione di mirtilli, che adesso vediamo cosa ci andremo a fare. Volevo farci magari dei plum cake per i bambini, e poi me ne tengo qualcuno da parte per me da mettere sopra ai pancake. E poi due confezioni di sale per lavastoviglie, questo qui della Dexal. E anche su questo campo ci sono delle novità che poi vi farò vedere nel prossimo vlog. Poi ho trovato questi popcorn in questa scatolina, sono salati e sono senza glutine. Mi sembra stavano 89 centesimi, ma comunque vi lascio lo scontrino in fondo. E allora ne abbiamo preso uno. E poi due invece di questi qua, mais e formaggio. Poi questi popcorn così nel contenitorino, sono salati e sono senza glutine. Poi due di patatine, mais e formaggio, non sono fritti e sono anche questi qua senza glutine, di questi ne abbiamo presi due. Poi una vaschettina di lamponi, che sempre come anche per i mirtilli vorrei fare uguale, fare dei plum cake, magari un plum cake, poi tenerne un po' sempre per i miei amatissimi pancake. Poi delle cozze cilene, le pennine per Pia, sempre quelle lì delle prime pappe. Al mio. Delle pagliette, queste qui del sistema casa, uno sciroppo all'arancia, che anche questo è sempre senza glutine. Poi 8 pappe per i gatti vari gusti, una retina di limoni che sono verdi, un barattolino di filetti di acciughe in olio di oliva,
Una mozzarella di queste qui per la pizza, piccolina. Due confezioni di tonno naturale. L'ananas in pezzi. Un gel per la lavastoviglie, questo qui 40 lavaggi della Dexal Multifunzione, quello giallo tappo blu. Tre confezioni di carotine a julienne. Poi quattro confezioni di lonza fette di suino, 2,77, 3 euro. 3,18 euro e 3 euro di nuovo. Prego, signore. E poi della carne tritata, questa qui macinato misto bovino, suino, 2,44 euro, 1,99 euro, 2,19 euro, 2,33 euro. Questa si è spaccata, fasciata un po', 2,14 euro e 2,19 euro. Poi due ketchup, uno normale e uno hot. E poi due casse d'acqua di questa qui, Ginevra. Poi per finire siamo alle ultime battute. Lo Scottex, questo qui il solito, Soft Dream, questa qui decorata, due veli, bella e pratica. Poi un bellissimo sacchetto di banane, un sacchetto di mele, poi la candeggina spray che la uso per pulire anche in cucina in realtà, al tavolo, così è disinfettato. Questo Active Form disinfettante, detergente per la pulizia della casa. Non l'ho mai provato, quindi l'ho voluto prendere. Il detersivo per i pavimenti al bicarbonato. No, 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 no. Quella lì da mettere in bagno. Ma cosa dici? E poi la candeggina Denso Attiva, che anche questa qua la uso sempre per lavare i pavimenti. E basta, questo qui è tutto quello che abbiamo preso. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!